È stato un piacere essere qui a Carlopoli, dove ho trovato molti amici e molte persone che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, perché Carlopoli non è una piazza come le altre. Carlopoli è stato il teatro della vicenda in cui mio padre è stato coinvolto tanti anni fa, perché la strada che non c'è, la realizzazione della strada che non c'è, da cui è partito il primo arresto che lo ha riguardato, passava qui per Carlopoli. Quindi rientrare qui era la serata questa serata era una serata sicuramente particolare. Sono felice di aver trovato tante persone e mi auguro che aver raccontato quella vicenda dal punto di vista personale, quindi non fermarmi soltanto all'aspetto giudiziario, ma toccando la sofferenza che io e la mia famiglia abbiamo vissuto, possa essere un elemento di attenzione e di riflessione sulle vicende giudiziarie, che devono essere sempre giudicate con grande attenzione, perché spesso purtroppo in Italia si commettono errori, gli errori li pagano le persone. E oltre a pagarlo, aggiungere anche l'aggressione che spesso vediamo ai tempi di oggi e la gogna mediatica diventa una beffa. Invito, la mia speranza è che si impari ad essere sempre prudenti quando si parla di queste cose.